governi europei potrebbero spingere il fondo di stabilità fino a 940 miliardi di euro per combattere la crisi del credito e superare le divergenze tra Germania e Francia. La Banca Centrale Europea potrebbe decidere di prestare più soldi alle banche che offrono un collaterale e una maggiore trasparenza. La nomina di Ignazio Visco al vertice della Banca d'Italia potrebbe causare tensione tra Berlusconi e Sarkozy sulla composizione del Consiglio della BCE. In collegamento internet da Auckland, Nuova Zelanda, c'è Maurizio Piglio, direttore degli investimenti della banca Savings and Investments. Ciao Maurizio, bentornato all'Uganza. Buongiorno a voi. Allora, molti potrebbe nell'introduzione, ma del resto siamo ancora in un periodo di poche certezze e molte aspettative. Ti propongo alcuni punti per iniziare. Il contesto degli incontri è un paio di possibilità. Una possibilità. I governi appunto potrebbero spingere il fondo di stabilità fino a 940 miliardi di euro per combattere la crisi del debito, diciamo, e superare le divergenze fra Germania e Francia che nel frattempo hanno forzato i capi di Stato e di governo a due riunioni in 4 giorni. Al centro dell'attenzione principalmente il cosiddetto Fondo Europeo per la Stabilità Finanziaria. I negoziati per il fondo, che al momento è temporaneo e che dovrebbe diventare invece permanente entro la metà del prossimo anno, mentre si cerca anche di evitare un tetto alla spesa prevista per aiutare i paesi in difficoltà, appunto tutto questo aumenta gli sforzi per cercare di levereggiare il fondo, per cercare di farlo più grosso, metterci più soldi. La divergenza tra Germania e Francia è che la Germania non intende coinvolgere la Banca Centrale Europea nell'operazione. La stessa BCE è appunto d'accordo nel non essere coinvolta. Gli incontri invece, oggi, venerdì 21, abbiamo l'incontro dell'Ecofin, dunque i ministri finanziari che si riuniscono per preparare il terreno all'incontro di domenica 23 ottobre, dove i capi di Stato e di Governo appunto parleranno delle situazioni sul tavolo. Gli stessi capi di Stato e di Governo hanno deciso di incontrarsi anche mercoledì 26 ottobre perché la Germania e la Francia hanno bisogno di più tempo per accordarsi su un piano che definiscono ambizioso e globale. Moritz. Guarda, se c'è una cosa che mi diverte tantissimo ultimamente è stare a vedere questo ridicolo minuetto che non solo la stampa, l'informazione, i media, eccetera, stanno digerendo, ma anche i mercati ormai si muovono in base ai risultati, alle dichiarazioni del minuetto. Allora, fino adesso vi hanno detto tutto quello che volevate sentire, salvo smentirlo 2 ore dopo, è il contrario di tutto, e non sono arrivati a nessun accordo. Sono serviti 6 mesi e un voto che ha quasi provocato la crisi di governo della Repubblica Ceca per arrivare a votare un fondo che mi pare fosse intorno ai 700 e qualcosa miliardi. Adesso stanno parlando non di metterci più soldi, stanno parlando di leveraggiarlo. Allora, riflettiamo, stanno pensando di immettere leva in una situazione che è drammatica per l'eccesso di leva. Cioè, le banche sono fallite perché sono a leva eccessiva. Adesso, ovviamente, gli mettiamo dietro un cosiddetto fondo in cui soldi non ce n'è, solo garanzie. Le garanzie che valgono qualcosa sono quelle di 2 o 3 stati, perché che la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo mettano delle garanzie in un fondo per comprare i propri titoli, cioè vi lascio immaginare la tautologia, la circolarità del discorso e la ridicolaggine di un progetto di questo genere. In realtà le uniche garanzie che contano sono quelle di quelli che hanno ancora qualche soldo, i quali si impegnano a questo punto a comprare titoli, cioè, o a emettere linee di credito a favore di quelli che
hanno dei problemi. Quelli che hanno dei problemi li hanno perché spendono di più di quello che incassano. Non è un problema di liquidità, non è un problema temporaneo dovuto alla recessione, non è un problema strutturale. Due terzi, se non di più, dell'Europa vive al di sopra delle sue possibilità, Francia inclusa. Forse la Germania può permettersi il treno di vita che ha adesso, forse, se non dovesse sostenere anche quello degli altri. Ora, forse voi non avete capito, ma la Merkel margini di manovra non ne ha più, nessuno. La Merkel prima di fare, di dire beo, deve tornare al Parlamento, per ordine della Corte Costituzionale tedesca. E in Parlamento tedesco non sono disponibili tanto a digerire il fatto che loro devono pagare e continuare a pagare i conti di stati che spendono più di quello che incassano. Perché? Perché non si vuole la realtà dà fastidio, cioè quando a uno gli dici guarda che spendi più di quello che guadagni e quindi devi restituire l'automobile che non è tua ma è a rate e devi imparare ad andare con i mezzi pubblici, devi smettere di comprare le sigarette e levarti il vizio del fumo perché ci potresti pagare un altro mutuo assieme, devi smettere di fermarti a fare gli aperitivi, cioè tutto quello che ti puoi permettere è fare casa, lavoro e televisione quella free on air, perché Sky non te lo puoi permettere. Cioè, secondo te, a uno cui fai un discorso del genere, lo vuole sentire? No, è lo stesso, non vogliamo sentirlo noi, non vogliono sentirlo i greci, non vuole sentire nessuno. I greci oramai sono a scioperi, a calce. Noi ancora ci perdiamo del tempo ad ascoltare ed analizzare tutto questo minuetto di questi cialtroni, i quali non è che sono imbecilli, questi ci fanno, questi sono in malafede, cioè vi stanno raccontando tutte queste frescacce perché queste frescacce fanno comodo solo ed esclusivamente a loro mantenere questo statu quo che è immantenibile, perché all'elettorato non gli puoi raccontare la verità, non ti rielegge più, almeno così loro sono convinti, cioè sono convinti che all'elettorato gli devi raccontare soltanto una marea di stronzate che tanto poi sei libero di non mantenere perché tanto il conto non viene mai presentato. Ragazzi, il conto è sul tavolo, il cameriere è lì che guarda e nessuno si azzarda a tirarlo su. Maurizio, allora seguiamo questa situazione non per ascoltare quello che dicono, ma perché questo è il flusso delle notizie, questo è quello che sta accadendo, dunque per questo ovviamente... Seguiamo la situazione. Una correzione, non era la Repubblica Ceca che era a rischio di problemi politici interni, ma era la Slovacchia, che è stato l'ultimo dei paesi europei a votare per il Fondo di Stabilità Europea. Un'altra possibilità... Scusate, io sono un vecchio signore in cui l'Atlante che mi hanno insegnato a scuola ai tempi miei aveva ancora la Cecoslovacchia, quindi sì. Io li metto ancora assieme. Sì, adesso si sono divisi ormai da tempo, dall'inizio degli anni 90. Allora, altra possibilità su questo argomento, quella che il Fondo di Stabilità Europeo possa essere autorizzato a fornire linee di credito fino al 10% dell'economia del paese che richiede queste linee di credito. Secondo questa proposta, ad esempio, potrebbero essere aperte linee di credito per la Spagna e per l'Italia fino a 270 miliardi di euro. Al fondo di stabilità europeo già è permesso di intervenire nella ricapitalizzazione delle banche e di comprare obbligazioni nel mercato primario e secondario. Cioè, io guadagno, diciamo, 2.000 euro al mese, ne spendo 2.500, ho un problema per cui ho cumulato un debito con questi 500 euro al mese, che oramai sono 10 anni che sono sbilanciato, o anche di più,
ho accumulato un debito sulla carta di credito, chiamiamolo così, di 100.000 euro e la cosa che mi viene in mente per risolvere la situazione è mi faccio un debito di, se siccome guadagno 2.000 euro al mese, ne guadagno 24.000 netti all'anno, mi faccio un bel debito di 2.400 euro, cioè tiro una linea di credito da 2.400 euro, metto questi 2.400 euro nella mia situazione in cui ho 100.000 euro di debito pregresso alla banca, perché ho usato la carta di credito, più 500 euro di sbilancio ogni mese, però adesso tiro questi 2.500 euro di una linea ulteriore, di ulteriore debito, e cosa ci faccio con i 2.500 euro? Tenendo presente che il mio debito e tutta la mia situazione è ancora come prima. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, veramente, cioè, tutto questo è uno sputo in faccia alla logica. Stiamo vivendo il surreale, il teatro di Ionesco, e tutti facciamo finta che sia la vita vera. Boh, prima o poi qualcosa succederà. Quindi, diciamo, la tua linea, come dire, ormai è chiara a tutti, tu ripeti, è inutile curare il malato dandogli ancora maggiori come dire, bacilli in confronto a quelli che ha, insomma, no? Quindi è inutile curare una crisi del debito aumentando i livelli di debito e questo appunto, è da leggere in linea con questa che sembra ancora, siamo ancora sul piano del potrebbe, no? Che appunto sembra una delle soluzioni. Sicuramente quello che sta accadendo è che uno dei punti che viene discussi, che verrà discusso nelle riunioni di cui abbiamo parlato in precedenza, appunto la possibilità di aprire queste linee di credito fino al 10% del PIL del paese che richiede. Ma io invito tutti a fare una riflessione. Lo sono anch'io perché votano anche gli italiani all'estero. Siamo qui ad eleggere della gente che ci fa dei discorsi che sono a un livello tale che probabilmente li renderebbero ineleggibili anche come amministratori di condominio, non come amministratori di un paese, di una nazione, roba del genere. Cioè, a me l'amministratore del condominio mi venisse a fare un discorso del genere. Mi allarmo, chiamo tutti i consiglieri e lo sparafango via il giorno dopo, perché è evidente che uno che il condominio ce lo porta al fallimento rapidamente. È già, le finanze del condominio sono già traballanti e questo qui dice adesso tiriamo una bella linea di credito del 10% di quello che sono le nostre attività. Ma noi veramente abbiamo un problema da pregresso micidiale e dobbiamo ancora chiudere uno sbilancio. No, adesso tiriamo un'altra bella. Cioè, è assurdo, tutto questo è assurdo, tutto questo porterà veramente a un'implosione di tutto il sistema economico e monetario. Ma perché succederà? Perché tutto questo non ha nessuna logica economica, nessuna. Questo non ha nemmeno senso in ragioneria 1. Allora, noi eleggiamo della gente che non andrebbe nemmeno incaricata di gestire un condominio, la eleggiamo e la lasciamo gestire lo Stato, la vita di tutti i giorni, cosa? Ma questa è follia pura. Questi vanno tolti di lì. Loro sono dei pazzi e noi siamo ancora più folli a lasciarceli. Un altro aspetto, altri soldi, Maurizio. La Banca Centrale Europea potrebbe prestare più soldi contro le obbligazioni che hanno come sottostante degli attivi se gli emittenti di queste obbligazioni forniscono maggiori informazioni sui prestiti che sostengono quei valori. In altre parole, la proposta fa parte di una iniziativa della Banca Centrale Europea per incoraggiare le banche ad aumentare la loro trasparenza su gli asset-backed bonds, dunque sulle obbligazioni che hanno come sottostante degli attivi che poi vendono agli investitori. Dunque l'intenzione, diciamo, della Banca Centrale Europea è quella di aumentare la fiducia in un mercato che è stato accusato di avere foraggiato il peggioramento della crisi del credito nel 2007. No, questo è il mercato che ha causato il tutto, questo è il mercato sotto, che si è inchiodato completamente e di cui nessuno vuol più sentire parlare.
Cioè questi, ripeto, oramai questa secondo me è semplicemente l'ennesimo segno della totale disperazione di questi, perché non è che le banche non vogliano fornire elementi di trasparenza sui prezzi sottostanti perché sono gelose di segreti commerciali, cose. Le banche non vogliono fornire elementi di trasparenza sui prestiti sottostanti perché fornirebbero immediatamente gli elementi per valutare che la carta che loro hanno ancora in bilancio a uno, cioè al nominale, non vale nemmeno il 10% del nominale. E se dovessero fornire questi elementi, sarebbero costretti a valorizzarla come si deve, e siccome hanno leveraggiato da 12 a 25 volte il loro capitale, ricordo ancora, per chi non lo sapesse, che il capitale leveraggiato 10 volte vuol dire che una perdita del 5% sulla carta detenuta a leva 10 significa avere spazzato via il 50% del capitale. Col 10% se n'è andato tutto. Qui parliamo di carta che a volte non vale nemmeno il 50%, le banche non te lo diranno mai che cosa ci sta sotto davvero. Un po' perché non lo sanno nemmeno loro, perché gran parte delle cose che avevano deciso di valutare con i loro modelli non hanno più nessuna percezione di dove sono. E in grandissima parte perché non te lo diranno mai e poi mai, proprio perché in quel momento si avrebbe la perfetta percezione che sono tutte fallite. È un ennesimo elemento di pura disperazione. Maurizio, voglio proporti adesso un altro aspetto, la nomina del governatore della Banca d'Italia. Anche in questo caso voglio proporti due aspetti. Il primo, il potenziale conflitto, la potenziale tensione che potrebbe nascere fra il primo ministro italiano Silvio Berlusconi e il presidente francese Nicolas Sarkozy. E il secondo, l'incredibile ritardo che l'Italia ha avuto nel nominare il successore di Mario Draghi. Perché le tensioni all'interno dell'Europa fra Berlusconi e Sarkozy, fra l'Italia e la Francia? Perché uno dei motivi per cui il presidente francese Sarkozy è stato d'accordo nel nominare Mario Draghi alla presidenza della Banca Centrale Europea era di togliere l'altro italiano dal Consiglio della Banca Centrale Europea, perché una volta che Draghi prende il posto di Trichet, francese, non ci saranno più francesi all'interno della Banca Centrale Europea, mentre ci saranno due italiani. La risposta di Bini Smaghi, che doveva lasciare, secondo le indicazioni di Sarkozy, appunto doveva lasciare la Banca Centrale Europea, è stata: la BCE è indipendente, dunque i governi non hanno voci, non danno direttive. Berlusconi doveva nominare Bini Smaghi a governare la banca centrale italiana, così non ha fatto, portandolo via dalla BCE, così non ha fatto perché appunto ha nominato Ignazio Visco. Se lo risolvano fra di loro il problema, cioè due tappi incazzosi, non so che genere di accordo potranno avere, però queste sono l'unica cosa che si può dire è che l'episodio del trascinamento della nomina del governatore è l'ennesima figura che potevamo risparmiarci, ma ormai dell'immagine all'estero di questo governo non gliene frega un accidente di niente. Preferiscono litigare come maiali su ognuno. Nomina il proprio fantino e poi arriva il capataz che spariglia tutto. Questo, per carità, senza togliere al fatto che non conosco Ignazio Visco, ma chiaramente, essendo una candidatura interna alla Banca d'Italia, almeno i requisiti di competenza dovrebbe averli. Una cosa si deve dire a favore di Banca Italia, escluso il governatore Fazio. Fino adesso gli esempi di gente competente abbondano, insomma. Ignazio Visco lavora da molti anni all'interno della Banca Centrale Italiana, ha 61 anni. L'aspetto
più delicato del ritardo, dell'enorme ritardo italiano. Notiamola questa cosa, perché magari nella confusione che c'è in Italia, l'attenzione viene presa anche giustamente, non voglio dire di no, dai processi del Premier, dalle manfrine per mantenere la maggioranza, dal pagarsi appunto ai politici, dal non presentarsi ai protesti. E via via, dalle intercettazioni, da quello che dice, e via 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 via. Ma questo è un aspetto che di fronte alla comunità internazionale è particolarmente importante. Questo è uno degli aspetti che contribuiscono al di fuori dell'Italia a rendere l'Italia ancora più inaffidabile. Il fatto che Berlusconi abbia nominato il successore di Mario Draghi 4 mesi dopo che Mario Draghi è stato nominato a succedere a Trichet, al governatore della Banca Centrale Europea, è grave. E la dimostrazione della gravità ci arriva dai rendimenti sul mercato obbligazionario. Il rendimento sul decennale ha sorpassato ieri sera il 6%, arrivando al 6,04%. Siamo ancora una volta ai livelli più alti da prima che la BCE iniziasse a comprare debito italiano. Insomma, questo è un fatto che sottolinea più di altri come dire, l'inefficienza, l'incapacità, la paralisi politica italiana. Maurizio. Ma a un personaggio a cui non gliene frega un accidente di niente se il paese affoga, esiste o non esiste, ma ha come principale obiettivo quello di perpetuare la sua permanenza al potere per alla fine completare una serie di leggi ad hoc che lo mettano al riparo dalla giustizia del suo paese. Cosa vuoi che gliene freghi del 6% e del fatto che alla fine tutti gli italiani si rimettono perché lui deve mettere insieme o dirimere le beghe della sua corte di nani, ballerine e commercialisti. Ma non, ma tu pensi e ancora qualcuno pensa che questi abbiano una minima qualsiasi percezione di un qualche senso dello Stato o di un qualche senso di qualsiasi cosa che sia al di fuori, centrata al di fuori di loro stessi e dei loro affari più o meno loschi. Ma andiamo, cioè, perché alimentarsi delle illusioni? Perché alimentarsi delle illusioni pensando che siamo ancora in mano a qualcuno che ha a che fare con la gente civile? Questi non hanno nulla a che fare con la gente civile. Quale pensi potrebbe essere una soluzione politica al momento in Italia? Politica, nel senso nell'ambito della politica. Abbiamo parlato di governo tecnico altre volte, abbiamo parlato di elezioni. Secondo te quale sarebbe la soluzione migliore? La soluzione migliore sarebbe mandarli via tutti, ma il punto è che dal punto di vista costituzionale non è possibile. E se dal punto di vista costituzionale non è possibile perché in qualche modo sono riusciti a ingessare il tutto, tra l'altro con una legge elettorale che secondo me definire un mostro è troppo poco, ma addirittura è da definire totalmente illegale, perché non ci permette di scegliere i nostri rappresentanti se li scelgono fra di loro. Che soluzione politica vuoi che ti dica? Ti dico semplicemente che una delle frasi che io preferisco ancora è: chi rende un cambiamento pacifico impossibile, rende un cambiamento violento inevitabile. Non la diceva Mao Zedong, la diceva John Fitzgerald Kennedy. Quindi tieni presente che nell'inno nazionale di uno degli stati europei si chiamano ancora i cittadini alle armi a formare i battaglioni, quindi alla fine se non rendi possibile una soluzione politica, democratica e pacifica, vuol dire che ne rendi un'altra, non so quale, inevitabile. Quanto di quello che tu hai detto pensi
che sia diventato realtà all'interno delle recenti manifestazioni dei cosiddetti indignati in Europa, del Occupy Wall Street in America e in altre parti del globo. Intendo dire, alla resa dei conti, le manifestazioni a Roma sono state l'uniche nel giorno in cui si manifestava in America, in Asia, in Australia e nel resto d'Europa. Quelle a Roma sono state, oltre ad essere pare quelle più affollate, con, dice la stampa, oltre 200.000 partecipanti, sono state l'uniche anche a far vedere episodi di violenza. Episodi di violenza che poi hanno finito per occupare le prime pagine dei giornali nei giorni successivi, continuamente adombrando la ragione vera della manifestazione. Ma innanzitutto io mi ricorderei tutto sommato che gli episodi di violenza ad Atene sono Sì, giornalieri. vabbè, a parte Quindi Atene, sì, è vero. il fatto che ci siano state anche in Italia è soltanto un'aggiunta. Io direi che è stato È stato come al solito un riferirsi ai luoghi comuni, cioè si è riferiti di nuovo ai luoghi comuni, a tutti a condannare la violenza, la Madonnina fatta a pezzi, piuttosto che altre cose. Allora, io ti dirò una cosa, le uniche persone coinvolte negli scontri per cui provo una qualche forma di empatia sono i poliziotti. Perché ho idea di cosa guadagnano e se c'è qualcuno che è direttamente figlio, che più figlio del popolo non può essere, sono poliziotti e carabinieri, perché sono ragazzi che guadagnano niente e vengono anche presi in giro e mandati senza equipaggiamento dai cialtroni, fanno il loro dovere perché in qualche modo ci credono, in qualche modo li hanno indottrinati o comunque sono in organizzazioni militari per cui lo devono fare. E dall'altra parte, dico, la violenza quando scoppia ha sempre delle motivazioni, ma tutto quello che ci è successo negli ultimi 2 o 3 anni non è stato un'enorme, incredibile, ininterrotta e continua violenza. La rivoluzione francese alla fine è esplosa in tutta la sua violenza. Dopo che qualcuno gli ha mandato a dire di mangiare brioche perché loro dicevano di non avere pane. Si arriva a un punto di rottura, si arriva a un momento in cui dall'altra parte si percepisce che non si otterrà nulla, non cambierà nulla e a questo punto scatta il non aver più nulla da perdere. Ripeto, rendete un'intera generazione. Senza una generazione di paria senza più nulla da perdere e li avrete consegnati alla violenza, non avranno altra alternativa che la violenza. Persino i testi sacri del marxismo-leninismo dicevano la rivoluzione avviene solo quando l'unica cosa che resta da perdere sono le proprie catene. Se non date nessuna prospettiva, se li mettete in un angolo, se gli fate subire anni e anni di violenze, anni di precariato, gli ultimi 10 anni, io ho visto dipanarsi gli ultimi 10 anni e li ho trovati 10 anni di una violenza inaudita contro la gente. Adesso la gente ha avuto uno scatto di ribellione e di reazione e improvvisamente tutti condanniamo la violenza. Io condanno chi alla violenza ce li ha portati. Non mi interessa niente della Madonnina di porcellana fatta a pezzi. Assolutamente niente. L'unica cosa che mi può interessare è dei poliziotti che hanno rischiato la vita senza sapere inconsciamente che difendono la vita di quelli che hanno usato violenza anche a loro. Questa è la considerazione che nessuno ha fatto. Tutti a usare stereotipi e luoghi comuni. Ti garantisco una cosa, che Ignazio La Russa parli di violenza. È semplicemente scandaloso, perché Ignazio La Russa nel 73 e gli è andata bene che corre più di me.
Maurizio Piglia, direttore degli investimenti per la banca Savings and Investments a Auckland, Nuova Zelanda. Grazie mille Maurizio, arrivederci.